I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da ICMIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e ICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di ICMIL, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato da me, dal sottoscritto Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di ICMIL, e con me Sergei Magala. Tu, Sergei, mi senti bene? Sento benissimo. Ok, perfetto. Prima di entrare nel vivo del webinar, farò una breve presentazione del broker. ICMIL è un broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione della FCA UK e i fondi sono custoditi fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazione sui profitti e potete utilizzare tutti gli expert advisor e strategie che ritenete opportuno. Non avrete mai requote e grazie ai nostri oltre 10 server sparsi per il globo potete avere anche un'esecuzione ultra rapida e quindi anche degli slippage positivi. Abbiamo anche altre caratteristiche. Sergei, se torni sulla, per favore, sulla schermata precedente, che okay, è perfetto. Un'ampia gamma di mercati, tra cui ovviamente il Forex e CFD su indici, come anche il FTSE MIB, strumenti di trading come AutoChartist, la VPS, il One Click Trading e la demo illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi, quindi sono gratuiti. Abbiamo un interessante programma partner di ICMIL, potete poi valutare direttamente dal nostro sito internet e abbiamo anche un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain fornita da uno studio commercialista esterno. Quindi vedete l'email in sovrappressione dove potete appunto chiedere informazioni e avrete uno sconto del 50% sulle tariffe applicate. Sergei ha già mostrato la mappa con i nostri server sparsi per il mondo, quindi oltre 10 server, e nella schermata successiva c'è un confronto delle nostre commissioni e spread, quindi incluse le commissioni, su un sito esterno, il famoso MyFXBook, dove potete valutare voi stessi le qualità di training di ICMIL e compararle con altri competitor. Nella successiva schermata potete, questo è un ottimo, abbiamo avuto un record di volumi di trading superati i 100 miliardi di dollari nel 2018 e questo ci ha fatto entrare di diritto nei 20 broker dell'industria Forex con i più alti volumi di trading di sempre. E potete provare le condizioni di trading, quindi senza nessun deposito richiesto, quindi il nostro conto prova da 30 dollari. Per poi maggiori informazioni potete scrivere a giuseppe@ticmil.co.uk, che è la mia email. Pierpaolo mi chiede quando ci sarà la MetaTrader 5, verrà rilasciata a breve, quindi è qualcosa che faremo, che verrà rilasciato nei prossimi. Non voglio dare una data certa perché non ho una data certa, ma abbiamo comunque intenzione di rilasciarla al più presto. Sergei, io ho concluso con la presentazione del broker, ti lascerei la parola. So che hai creato molte aspettative con questo webinar, tu ne sei consapevole, giusto? Aspettative male rimposte perché questa volta veramente faremo un webinar di un quarto d'ora per compensare tutti gli altri webinar da 2 o 3 ore che abbiamo fatto. Quindi diciamo che Conoscendoti, quindi. ho fatto dei tagli ai contenuti mostruosi, anche perché vabbè. Va bene, niente, sono contento per il discorso MetaTrader 5, così vuol dire che la adotterete proprio quando avrò più
preparato il corso di programmazione in MQL5, Ah, quello perfetto, quindi sarà anche per un corso su. per la programmazione degli expert advisor in MQL4, del quale sei stato studente modello. Sì, È ho concluso. cercato di seguire la programmazione, sì, ho cercato di seguirla nei limiti del possibile, però ho avuto un po' di problemi, soprattutto per il ciclo for. Poi va bene, adesso non entriamo nei particolari, però ho provato anch'io l'ebbrezza di Sì, programmare qualcosa. bravo, Esatto. bravo, va bene. Allora, andiamo avanti. Allora, oggi niente, le aspettative, bisogna vedere da che punto di vista. Aspettative di indicatori magici che vi faranno guadagnare tanti soldi, oppure aspettative di arrivare alla fine della serata. Se non con qualche conoscenza in più, delle volte anche con qualche dubbio in più, perché no? Che funga da ispirazione, da stimolo per magari andare ad approfondire un qualche concetto, qualche determinato aspetto, diciamo, degli strumenti che magari possiamo utilizzare per il nostro trading. Oggi in breve parliamo di indicatori tecnici. Ovviamente in una rete 2 non è che si possa dire più di tanto, facciamo degli esempi specifici andando, diciamo, a scavare a fondo delle cose importanti, ok? Andando un po' sul succo del discorso sull'utilità o meno e le caratteristiche che devono avere i nostri strumenti previsionali. Allora, gli indicatori ne abbiamo tantissimi, ok? Siamo sempre bombardati di questi banner pubblicitari, compra l'indicatore, guardate il mio indicatore, seguite questo indicatore, vi darà le indicazioni per comprare, per vendere. Allora, mi sono detto perché non farne uno anch'io, un bellissimo indicatore magico da vendervi o da regalarvi. E ho creato un megalotrend. Ok, giocandoli dopo su Facebook nei commenti, abbiamo giocato un po' con il mio cognome, detto, da Magala Trend, Magala Trend, ok? Un indicatore per la tua libertà finanziaria. Vi piace? Allora, vi faccio un'introduzione molto simile a quella che leggerete sicuramente da tantissimi, diciamo, professori, dispensatori di conoscenze riguardanti il trading online. Occhio Sergei, mi raccomando, questo è registrato. Registra, non ti preoccupare. No, è giusto per vedere se questa introduzione la riconoscete o meno in varie presentazioni che vedrete nei video, nei gruppi di trading. Dopo anni di ricerche scientifiche e quantitative, giustamente, perché è il mio lavoro, con l'aiuto delle più moderne tecnologie di intelligenza artificiale, lo leggevo l'altro giorno, giuro, e machine learning, ho creato l'indicatore Megalotrend. Giusto, Giuseppe, ci sta? Ok, vediamo questi Sì, sto indicatori. cercando di seguirti, ma ok, sì. Io preciso, io non so di che cosa parlerà Sergei, anche cioè come voi non abbiamo, io con Sergei di solito quando organizziamo i webinar non ci sentiamo prima per cercare di capire di che cosa andrà a parlare, perché ovviamente io conosco già Sergei. Sì, dicevo, io già conosco Sergei, quindi so il suo livello di preparazione. E so anche che comunque gli piace Se le anche un po'. spara grosse. Quindi Esatto. Quindi. potrei anche arrivare al punto di vendervi questa sera un indicatore magico. Potrebbe anche darsi. Giuseppe, giustamente se ne lava le mani. Ok, allora Io vediamo. ovviamente. Dimmi, Giuseppe, ti ascolto. No, dicevo sì, io ovviamente me ne lavo le mani perché non so di che cosa parlerai, quindi ovviamente mi affido alla tua professionalità, quello assolutamente sì. Va bene. Allora, ecco un indicatore
assolutamente professionale, lo vediamo qua sotto. Guardate che meraviglia, veramente ci indica il trend, la direzione e ci aiuta a predire i movimenti del mercato. Ok, queste sono tipo pubblicità che le vediamo un sacco di volte, no? Su internet, sui vari siti internet del caso. Vediamo i nostri segnali generati dal nostro indicatore. L'indicatore sarebbe questo indicatore a barre qua sotto. Quando diventa di colore blu, sarebbe il caso di comprare perché si prevede un trend rialzista. Di colore rosso, si prevede un trend ribassista. Qui vediamo addirittura dati alla mano, grafico dollaro australiano. Contro il dollaro americano, i dati molto recenti, vediamo che effettivamente i segnali ci avrebbero prodotto tanto guadagno, tanti pip. Voi direte: ah sì, però qui arriviamo a 18 dicembre 2017, da lì a oggi cosa sarebbe successo? Allora, intanto qui tre segnali vincenti su tre, l'indicatore ha una certa precisione, li possiamo mettere una percentuale a caso e poi calcolare tutti i vari pip che il nostro indicatore avrebbe prodotto. Vediamo un periodo più recente, ok, che dite magari, ah, ma te hai isolato solamente la parte dove l'indicatore avrebbe portato dei segnali vincenti, e fai vedere la storia più recente. Ecco la storia più recente. Migliaia di pip guadagnati, siamo già a 5 segnali vincenti su 5. Ok, bellissimo indicatore. Vediamolo su altri time frame e altri sottostanti, sempre rimanendo nel Forex, che è il mercato dove sono più specializzato. Allora, Megalotrend uccide il Forex, no? La traduzione lì dei rapper: kills Forex, kills the market. Ok, euro-dollaro, bellissimo, guardate che segnale. Lo riconoscete un po' questo indicatore? Ne avete visti un sacco di simili, vero? Ok, e ve li Io fanno sì, pagare. e sono molto, diciamo, hanno molto successo tra i Esatto. vari trader, proprio perché la semplicità, secondo me, è il punto di forza, proprio perché ti dice dove entrare e dove uscire, sostanzialmente. Esatto. Comunque, mi confermi che da tanti. Ti lascio continuare comunque, Sergei, perché io so che dove vuoi parare. Ok, tanti miei colleghi dei indicatori simili li vendono sotto forma di abbonamento di segnali, oppure indicatori a pagamento, ecco. Euro-yen daily, vedete, bellissimi segnali. Qui euro-yen 15 minuti, quindi si può utilizzare anche in intraday lo stesso indicatore. Vedete, segnali molto profittevoli. Sono veramente euforico, non so se vi manca questo. Mancava solamente questo. Allora, andiamo a prendere un grafico. Oggi ci divertiamo, Questo mi piace di più. Megalotrend con impostazioni a caso. Le allarghiamo un po'. Ok. Questo è il nostro indicatore, dice: beh, questo è come l'avevamo visto prima sulle slide, più o meno, con impostazioni più o meno simili, d'accordo? È interessante, d'accordo? Quindi a colpo d'occhio potrebbe essere un bel indicatore vincente, cosa dite? Cioè, ve lo mando dopo, ve lo mando, anzi, faccio vedere anche il codice, vi spiego come è scritto, cioè, non, cioè, sto scherzando, però in parte è vero, è un bel indicatore. Lo riceverete e adesso ne spiegherò anche il funzionamento. Okay. Però ovviamente non so cosa stiamo testando. Stiamo guardando sul dollaro australiano, dollaro australiano dollaro. Allora, io cosa ho fatto? Ovviamente, quando ho per le mani un qualsiasi indicatore, una qualsiasi idea di trading con qualsiasi segnale, mi scrivo le mie 10 righe di codice e lo testo, giustamente, quindi. A dir bene, vedete qui Australia, dollaro australiano dollaro, in questi bellissimi segnali, se rispettati, cioè compro quando, ok, l'indicatore è blu, vendo quando l'indicatore è rosso, almeno un minimo di profitto me lo dovrebbe produrre.
Ok, niente da fare purtroppo. Non so, scegliamo un qualsiasi altro cross. Ok, qualsiasi time frame a caso, Giuseppe, lascio decidere a te. Ah, prima, guarda. Beh, sì, mai su Euroaudi. Ovviamente leggo in chat alcuni commenti su dove entra, ma è chiaro che, credo che sia chiaro che per Sergei questa è una provocazione. Lui adesso ci sta facendo vedere che in realtà statisticamente questo tipo di indicatori non hanno alcuna valenza dal punto di, scusate, gioco di parole, dal punto di vista Qui guadagno. della statistica. E qui Guarda, però Sergei guadagna. eh no, non guadagna più. Allora, Però quel periodo lì ha guadagnato. e qui ha perso. Per un periodo per puro caso ha guadagnato, per un altro periodo per puro caso ha perso. Okay? Si ragiona così. Niente, ragazzi. Queste cose qui semplicemente non esistono. Cioè non esistono indicatori che ci indicano, non esistono indicatori che ci aiutano, non esistono indicatori che ci fanno niente. Guardare un indicatore è esattamente come guardare i prezzi. Un indicatore altro non è che una derivata dei prezzi. Ok? Infatti, testando il sistema, i segnali prodotti da questo indicatore, non possiamo fare tutti i test che vogliamo, vediamo che utilità è pari a zero a livello di segnali, a livello di indicazioni. A differenza però di cosa? Dell'impatto visivo, ok, che l'indicatore Cioè, ci trasmette. fammi capire, questi sono gli stessi. Tu adesso hai fatto vedere delle schermate dove ovviamente dal punto di vista del profitto hai fatto vedere solo quello che dal punto di vista del marketing tira di più, Esatto, quindi i profitti. a colpo d'occhio, marketing con non marketing, comunque anche con diciamo tutta la buona volontà, un trader che si approccia diciamo ai mercati e vede una cosa del genere potrebbe essere influenzato positivamente, d'accordo? E dopo altri se ne approfittano. Invece, testando i segnali prodotti dall'indicatore, ci posso mettere un'altra uscita, un trailing stop. Andate tranquilli, non basta per guadagnare, se non ho fatto miliardi di queste prove, sono anni che le faccio. Non basta assolutamente, d'accordo? Quindi la lezioncina di questa sera, la prima della lezioncina di questa sera, qual è? Non tradare ciò che vedi, trada ciò che sai, che è, diciamo, la base di quello che è la mia formazione, d'accordo? In realtà questo indicatore che cos'era? Era una semplicissima media mobile double smoothing che abbiamo scritto con i ragazzi del mio corso di programmazione di Trading System MQL. È un indicatore carino, visualmente vedete una media che ha questo andamento molto sinusoidale. Nei periodi direzionali, diciamo in condizioni di mercato dove ci sono delle diciamo corpose delle importanti inversioni direzionali, questo indicatore ci aiuta bene a filtrare, okay, i prezzi, d'accordo? Quindi, volendo, qualche utilizzo pratico ce lo può avere. Per esempio, qui ho applicato questo indicatore come filtro a un trading system tra quelli che abbiamo scritto durante il corso di programmazione di sistemi, sostituendolo al filtro originale che badava semplicemente l'incrocio di due medie mobili semplici, una veloce e una lenta. Ok, qui invece ho sostituito l'incrocio delle medie mobili con questa media, diciamo, smart a doppio smoothing. Adesso la vediamo anche sulla piattaforma ed è venuta fuori, diciamo, un certo miglioramento. Ok, quindi l'indicatore da cui deriva questo indicatore a barre era il nostro, ecco, double smoothing. Che cos'è in sostanza? Semplicemente è una media mobile. Una media mobile lo sapete tutti che cos'è. Una media mobile è una media che si applica ai prezzi. Una media a doppio smoothing è una media mobile che viene
calcolata, ok, sui prezzi della prima media mobile, quindi una media mobile di una media mobile, ok? E ci aiuta, vedete, a filtrare un po' meglio i segnali, perché una media mobile semplice, adesso la vediamo, 40 periodi, vedete, e non ha questo bel andamento sinusoidale, vedete? Ah, è più, diciamo, più influenzata da cosa? Dal rumore di mercato, d'accordo? Invece la media double smoothing filtra meglio il rumore del mercato. Qui dopo la trasformazione a barre è, diciamo, un semplice esercizio, diciamo, visuale. Ecco. Questo è l'indicatore originale che abbiamo scritto con i ragazzi al corso. Niente di che. Ok, una cosa molto semplice. Niente, quindi non basta, non fermiamoci mai all'impatto visuale di un indicatore o di qualsiasi altro segnale di trading, di qualsiasi altra cosa che ci viene venduta, raccontata, proposta, oppure quelle che troviamo noi, perché non è sufficiente per determinare, non deve essere sufficiente per determinare le nostre scelte operative. Ok? I periodi di test devono essere completi ed estesi su tutta la serie storica a disposizione, quindi non ci limitiamo della schermata, oh che bello quel segnale, sembra che mi porti profitto, se vendo qua, se compro là, oh, ok, se avete un minimo di esperienza col trading sicuramente ci siete passati, ok. Per prendere in considerazione una qualsiasi regola, una qualsiasi strategia di trading, un trader consapevole che veramente ha voglia di guadagnare soldi sul mercato, ok, che cosa fa? Testa il sistema su tutta la serie storica a disposizione, magari aiutandosi con diciamo, i sistemi di automatizzazione, d'accordo? I test devono essere ovviamente completi di tutti i particolari che vogliamo testare. Ok, quindi un'altra regola, a parte quella che ho già detto, non trovare ciò che vedi tra ciò che sai, che vale la pena, diciamo, ricordare e seguire, è quello che, diciamo, che quando ci vengono in mente o ci vengono proposte delle cose che alla fine sono troppo accessibili, troppo facili, non va bene, non funzionerà mai, ok? Non può mai essere così facile. Quindi chiediamoci sempre, può essere così facile oppure non può essere così facile. Ok, questo è un altro argomento che è saltato fuori per caso in questi giorni, allora ho buttato giù un paio di slide e un test, diciamo, per confermare questo piccolo appunto che voglio fare, indicatore di volume. Allora, sul Forex utilizziamo indicatore di volume. Quali sono gli indicatori di volume? Quelli a corredo della MetaTrader 4, per esempio, può essere Money Flow Index, Bear Power, Bulls Power, Force e diversi indicatori. E poi c'è una miriade di indicatori, diciamo, custom, okay, scaricabili dai vari siti, pure venduti, che hanno l'aspetto sono comunque varianti del volume profile. Okay, o del market profile, lo vedete qua a destra, dove praticamente vengono tracciati in orizzontale i collezionamenti dei volumi, okay, che abbiamo avuto nell'arco di una giornata. Okay. Non so se avete visto questo tipo di indicatore. Allora, li utilizzate o non li utilizzate? Vi piacciono i volumi sul mercato Forex? Giuseppe, co cosa dicono i nostri amici in chat? Vediamo, eh. Vabbè, hanno poco senso. No, no. Però qualcuno usa il market profile. Ok, vabbè, quelli che dicono no probabilmente seguono i corsi di Sergei, quindi vincono facile, gli piace facile. Qualcuno però sì. qualcuno li usa, va bene. Allora, il mercato Forex è strutturalmente inadatto per essere analizzato tramite i volumi, d'accordo? Il Forex Spot, che è quello che tradiamo tramite la nostra piattaforma, tramite il nostro amato broker Tickmill, è solamente
una parte, circa un quinto, un 20% del tutto il mercato valutario, ok? Cioè, non che Tikmill è il 20%, cioè tutti i broker che, e le piattaforme interbancarie ai quali fanno riferimento i nostri broker retail, ok? Tutti messi insieme fanno solamente il 20% del mercato Forex, che in realtà è un mercato, diciamo, più che si fa tra più che. Più che si fanno tramite banche d'affari, ok? Il grosso dei volumi in realtà sono dei contratti particolari che stipulano delle banche tra di loro, che non sono neanche accessibili a noi, diciamo, comuni mortali, ok? A parte, vabbè, il mercato di future, quello opzionistico, che è comunque un'altra piccola parte, il grosso sono dei mercati forward, delle coperture swap proprio dei contratti interbancari che vengono, diciamo, strutturati di volta in volta su misura del cliente, ok? Quindi diciamo che è un mercato decentralizzato, quindi non ha un contatore di volumi di riferimento, quindi è un'indicazione completamente inutile. Spesso però sento dire ai formatori questa cosa qui: i volumi, perché sulla MetaTrader 4 dopo ci hanno messo questi indicatori di volumi, no? Semplicemente potete utilizzare l'indicatore di volume che vi traccia tipo i volumi, ok, qui sotto nel grafico, dove li vedete. Molti dicono, ho sentito dire spesso che nel Forex i volumi sono riferiti al singolo broker, ok, quindi i volumi che ci darà la nostra MetaTrader 4 che noi usiamo tutti i Tikmill, giustamente, sono i volumi di Tikmill, oppure chi usa un altro broker sono i volumi di quello specifico broker. Quindi in teoria uno potrebbe immaginarsi che si potrebbe fare una media, estrapolarci qualche dato. No, non è così, perché la MetaTrader strutturalmente non è adatta per collezionare i volumi. Ok? In realtà quelli che dovrebbero essere i volumi sulla MetaTrader 4 è solo un conteggio dei tick. Quindi se l'indicatore ci dice durante questa barra sono stati fatti, non so, 600 punti di volume, vuol dire che durante questa barra il prezzo è variato della sua minima parte, quindi del tick, 600 volte. Ok, per verificare questa cosa qui ho scritto due righe di codice, che praticamente vedete qui dove c'è scritto 22 print, questa qui è, diciamo, è la funzione chiave, dove io faccio scrivere nel diario qui a destra della piattaforma che cosa? Un conteggio ad ogni tick, quindi ogni nuovo tick, questa qui è la funzione on tick, che è, diciamo, il cuore di ogni expert advisor, viene richiamata ad ogni nuovo tick. Ogni minima variazione e oscillazione del prezzo, questa funzione viene richiamata e vengono eseguite queste istruzioni. Qui praticamente faccio scrivere ad ogni nuovo tick un contatore che aumenta di 1 ad ogni tick successivo. Ok, quindi parte da 0, poi 1, 2, 3, 4, 5, ok, ad ogni tick. E poi a fianco gli faccio scrivere il volume della barra corrente, facendo partire il tutto appena apre una nuova barra. Non so se mi sono spiegato. Vediamo cosa ci restituisce questa piccola codifica. Ci restituisce, vedete, valori uguali, quindi conteggio dei tick e conteggio del volume. Quindi i volumi, questo qui abbiamo dimostrato che i volumi nella MetaTrader sono semplicemente un conteggio di tick, e non proprio la quantità di volume di lotti, diciamo, scambiati tra i vari operatori del mercato. D'accordo? La sapevate questa cosa qua? Ovviamente no, perché tante di queste cose, finché non ve le viene a insegnare Sergei, non le Sergei, ma sapevate. una domanda però devo fartela. Ok, tick e volume corrispondono e sono la stessa cosa, ma se, spero di spiegarmi bene, ma se in una data barra noi abbiamo un aumento vertiginoso dei tick,
non si può presumere che in quel lasso di tempo c'è stato un interesse da parte del mercato, quindi in quell'accelerazione improvvisa di tick corrisponde esattamente magari un interesse, quindi a un'entrata di volumi su quella barra. Ok, se ad ogni vertiginoso aumento della dimensione della nostra barra, il cane del vicino si mette ad abbaiare, possiamo presupporre che le due cose siano No, correlate? però se c'è un aumento vertiginoso dei tick, lì si può presupporre che ci sia un interesse da parte di alcuni operatori, che poi ovviamente magari sia soltanto sul broker di tick 1000 e non sul broker di CMarkets, lì ti posso dare ragione. Però secondo me comunque. È perché non il contrario? In che senso? Se tu dici se non c'è, se non ci sono tick, magari deve succedere qualcosa? Magari il prezzo si può benissimo spostare, sto già parlando di volumi veri, dei mercati veri. Non è vero che più volatilità intrabarra c'è, più volume c'è, non sempre. Un prezzo può anche schizzare in assenza di volumi, cioè, non sono sempre correlate le due cose. Però questo è già un altro Ok, quindi discorso. È il per te, mondo. ok. No. Ok. Assolutamente no. No, è proprio una cosa strutturale. Se leggi proprio le specifiche Tanto io non li utilizzo, era solo appunto una curiosità che volevo chiedere. No, è proprio, lo spiega anche semplicemente nel book che descrive adesso quali sono cose che si leggono i programmatori, quindi non sono magari informazioni che ci fanno caso i trader di solito, ecco, proprio strutturalmente la piattaforma, ecco, non sono i tick, non sono i volumi, sono la quantità di tick. E poi tu dici barra più grande, più tick e più volumi. Non è neanche vero che una barra più grande può segnare dei tick, perché il tick è la più piccola variazione. No, solo se ovviamente c'è corrispondenza tra i tick. Ma adesso non è che voglio aprire la discussione su quella, era solo una curiosità. Quindi, adesso riassumendo, quindi né la media mobile né l'indicatore di volume comunque sono utili. Da trader proprio li togliamo. Mercato Forex li togliamo, non li usiamo, non servono. Nella MetaTrader non Ok, li vai avanti. abbiamo, nel mercato Forex nemmeno. Ok. Niente. Dicevo, spesso quando dopo vedo utilizzare anche sulla MetaTrader 4, sui cross valutari, questi indicatori di volume così. Ogni tanto mi trovo a discutere, ah, ma tu sei programmatore, sei bravo in queste cose, ma non conosci i mercati. E qui invece, come sempre, la realtà si scontra con questo luogo comune e lancio la mia provocazione serale: il peggior sistemista conosce i mercati sempre meglio del miglior trader discrezionale. Andiamo avanti, tanto questa me la taglia, Giuseppe. Questo probabilmente sì. Ovviamente, sai, sono tuoi punti di vista. Come anche ho scritto poi su Facebook, si può essere d'accordo o meno, però ovviamente non si possono ignorare questo tipo di informazioni. Poi ognuno da queste informazioni estrapola un po' il proprio punto di vista. Ci mancherebbe. Ok, passiamo ai pivot point che a dispetto degli indicatori di volume so che sono molto utilizzati. Ok, quindi vediamo che cosa ci dici sui pivot point. Mi dici una cosa nuova che i pivot point sono utilizzati. Perché io li vedo essere, diciamo, citati a periodi. C'era un paio d'anni fa, li avevano tutti. Dopo un po' è stata la volta del coso lì, Ichimoku, giusto, dico bene. Poi dopo Sì, che c'era però fa sempre l'Hashi, parte. poi dopo Sì, anche Fibonacci. Tinashe. Diciamo che si può osservare negli anni le mode, ragazzi, quando una cosa va di moda la utilizzano tutti. Ogni tanto risalta, perché dopo sono quelle 3-4 cose che
che circolano, no? E si ripetono. Ogni tanto viene fuori la moda del pivot points e tutti utilizzano i pivot points. Si dice che i prezzi sentano i pivot, no? Tipo se ne accorgano che esistono questi livelli e reagiscono in qualche modo, giusto? Tipo vengono, ci rimbalzano, che facciano da su questi pivot, che adesso vi faccio vedere, facciano da supporto o da resistenza, giusto? Quindi vediamo queste corrispondenze. Vedete lì dove ci sono le freccette, i prezzi avrebbero sentito qua, ha mancato la freccetta, però vabbè, il concetto è quello, i prezzi sentono i pivot. Vediamo, allora, ogni indicatore, come dicevo prima, non tradare ciò che vedi, ma trada ciò che sai, e non smetterò mai di ripeterlo. Ogni indicatore, un trader che si rispetti, cioè o che comunque abbia veramente voglia, perché lì alla fine è tutta una questione di cosa vuoi fare da grande nella vita. Ok, vuoi guadagnare soldi sui mercati? Non usi un indicatore solamente perché a occhio ti fa queste corrispondenze. Ah, ma guarda qui come te lo spieghi. No, ti vai a studiare il tuo indicatore, cerchi di capire come è nato, come viene calcolato. Perché ogni indicatore è una semplice derivata dei prezzi, e poi da lì cerchi di capire se può essere utile o meno, ma vi assicuro che semplicemente studiando la formula dell'indicatore, maggior parte delle volte si arriva alla conclusione che serve a poco o niente. Comunque, che cos'è il pivot point? Allora, questo qui è preso dalla risorsa Tradepedia. Ok, il calcolo è questo qui. Allora, praticamente viene plottato il pivot centrale, che qui lo chiamo il prezzo medio, che comunque è il pivot centrale, no? Il pivot centrale è semplicemente il prezzo calcolato in questo modo, massimo di ieri, i sta per massimo di ieri, più il minimo di ieri, ok, più il prezzo della chiusura di ieri, ok, diviso 3. Quindi è un prezzo, diciamo, mediano pesato alla chiusura. D'accordo? Ok, perché vedete, i pivot point hanno, vedete questa riga blu, i pivot point vengono tracciati da giorno in giorno, ok? E si riferiscono, vengono calcolati sui prezzi della giornata di ieri. Ok, il pivot centrale è, vedete, non corrisponde con l'apertura della giornata, ma corrisponde con questo prezzo mediano pesato alla chiusura. Ok, quindi massimo e minimo della giornata di ieri più chiusura diviso 3. Ok, dopodiché vengono plottati 3 pivot sopra al prezzo, sopra questo pivot centrale. E 3 sotto, quelli sopra dovrebbero essere le resistenze, quelli sotto dovrebbero essere i supporti. Ok, e anche queste qui vengono calcolati con la formula dei pivot. Ok, quindi le resistenze sono le due pivot centrali meno il minimo, e così via. Dopo potete studiare le formule. Ok. Questo qui è sempre preso, allora, dalla Traderpedia, principio utilità dei pivot point, quindi facciamo riferimento, diciamo, a quella che è, diciamo, una fonte autorevole dell'analisi tecnica. Ok, calcolati i 6 livelli, il loro impiego risulta semplicissimo: S1, S2, S3 sono 3 supporti attesi, mentre R1, R2, R3 sono le 3 possibili resistenze. Ok. Quindi non mi sto inventando niente, ok? Vi sto dicendo cosa sono secondo il punto di vista dell'analisi tecnica e come andrebbero utilizzati secondo il punto di vista dell'analisi tecnica, perché dopo salta fuori sempre il furbacchione che dice: ah no, ma te non li sai usare, te non li sai calcolare, te non li sai vedere, ok? Cioè, qui è nero su bianco, ok? Non ci resta che attendere il loro interessamento, quindi quando il prezzo li va a testare. Quando i prezzi raggiungono uno dei livelli, lo considereremo come un supporto o resistenza veri, e
e propri, operando di conseguenza, ma con l'accortezza di validare il segnale con il buco, con il candlestick. Okay? Come si vede dal grafico, la risoluzione dei pivot è perfetta e sembra funzionare anche molto bene. Già da un primo approssimativo esame, sembra che effettivamente il mercato senta i pivot e li consideri come livelli tecnici dove lateralizzare o invertire la tendenza. Siamo d'accordo? Cioè, è giusta la definizione. Ok, dopo non è che salta fuori che io non li so usare, che vi dico delle cose sbagliate in partenza. Questi qui sono i pivot, d'accordo? Infatti, li vediamo. Questi sono i pivot point, adesso abbiamo capito come vengono calcolati, se qualcuno ha dei dubbi ve lo spiego, vi apro il codice, ok? Qui vi ho messo anche il pezzo di codice dell'indicatore che ho usato, para, quindi si può controllare. Okay. Ci sono le Qualcuno corrisponde. scrive che ci sono diversi metodi di calcolo, Sì, quindi vengono. quello è vero. Allora, questa qui è la formula standard. Poi ci sono i Fibonacci pivot point, i Camarilla pivot point. Vedete quante ne so? Tanto ne so, cioè, non mi rompete le scatole che te non usi l'analisi tecnica, che non la sai. Le so tutte queste cose qui. Ci sono passato come tutti a leggermi decine di libri di analisi tecnica, i Camarilla pivot point, i Fibo, i settimanali, i mensili. Andate tranquilli che so di cosa sto parlando, Quindi fidatevi. non funziona nessuno di questi che hai elencato, in realtà. Va bene. Allora, vediamo. A me sembra che funzionino invece. Perché dite che non funzionano? Ma funzionano. Vedete? C'è anche la formula che per i mercati dove ci sono tanti gap, nella formula ci mette anche la pesatura sull'apertura per regolare il pivot centrale, per renderlo più adatto per i mercati con dei più gap apertura. Nel Forex questo di solito non si utilizza. Ok, quindi si può anche fare riferimento a una formula leggermente diversa, d'accordo? Nel calcolo centrale, anche l'apertura. Sono quelle le cose, sono quelle le cose. Se uno ha la curiosità di andarsela a vedere, se la impara, non è niente di tanto trascendentale, ok? Allora, i pivot poi funzionano, ragazzi, cioè, vedete, qui fa da supporto, qui fa da resistenza, qui fa da supporto, vedete dove c'è la freccetta, qui fa da resistenza. Siamo d'accordo? Cioè, lo vediamo. Cioè, è solo Sergei l'unico matto qui che dice: ah, ma questa roba qui non funziona. Giusto? Come al solito. Allora, qui vedete che qui il mercato non ha invertito, però ha sentito il pivot point, vedete qui a sinistra. Qui è proprio perfetto, pivot point perfetto. Anche qui è perfetto, vedete? Euro-dollaro, 15 minuti. Vedete come li sente le supporti e le resistenze? Qui, sterlina dollaro, vedete? Proprio vedete dove sono le freccette? Li sente in maniera perfetta, giusto? Funzionano i pivot point. Questo cos'è? Dollaro canadese. Qui, supera, rimbalza. Pivot point il centrale che fa da supporto. Vedete? Funziona, Giuseppe, mi confermi che funzionano? Guardate qui. Sì, Supporto che fa da supporto, resistenza che fa da resistenza. Anche qui ho anche variato per non annoiarvi i segnalini. Qui segniamo con le crocette, dove i prezzi sentono i pivot point. È vero? Che dicono in chat? Funzionano. qualcuno fa qualche provocazione, nel senso che. Qualcuno mannaggia che scrive, se si sa. Ma non ho chat sotto mano. qualcuno scrive, se si sanno tracciare correttamente i supporti e le resistenze, i pivot point non servono perché corrispondono a supporti e resistenze. Però il supporto il supporto quando lo tracci, quando è già avvenuto, i pivot point li traccia a inizio giornata. Ok? Li traccia all'inizio della giornata, quindi queste corrispondenze arrivano dopo, nel futuro, nel corso della giornata. Quindi questa roba qui ha più valore, giusto? Perché questa apre la Perché giornata e vengono tracciati, giusto? quindi prevede il futuro, giusto?
fanno da supporti di resistenza, quindi i prezzi ci rimbalzano. Cioè, allora, quello che vediamo è evidente, fanno da supporto e fanno, i prezzi li sentono, ci rimbalzano. È giusto? Cioè, quello che stiamo vedendo è questo? Giuseppe, dimmi di sì perché, cioè, è inutile star qui, è vero. Sì, se ti serve per il webinar, sì, però Sì. aspetto, vorrei aspettare le prossime slide, però sì, in effetti ad occhio, per un Occhio. occhio non allenato, a occhio comunque sì, Sì, in fanno da supporto effetti sembra. e fanno dare resistenza. In realtà avevo, funziona anche dei livelli tracciati a casaccio, perché gli indicatori che abbiamo visto non erano i veri pivot point, c'era una slide con i veri pivot point. Nelle altri casi avevo modificato la formula dei pivot point. Ok, avevo modificato i livelli con delle variazioni a casaccio. Qui vedete le formule. Ok, avevo aggiunto, tolto 4, 5, 7 pip, avevo spostato di un 10% il pivot centrale. Cioè, avevo giocato un po' con i numeri. Ok, quindi quelli non erano i pivot, erano livelli tracciati abbastanza a casaccio. Ok. Eppure funzionavano e facevano da supporto e da resistenza. I mercati li sentivano, fra virgolette. È giusto o no? I mercati sentono sia i pivot point, una di queste, non vi dico qual è una slide vera di pivot point veri, gli altri sono tutti giochini di livelli tracciati a casaccio, modificando a casaccio la formula. E i mercati Ma li Sergei, sentono. un'altra provocazione. Ma anche se fossero a casaccio, se un trader nel caos nei mercati si crea delle regole e le rispetta in maniera ferrea, perché secondo te non funzionano? Cioè, tu cosa che contesti all'operatività del trader? La sua discrezionalità o il fatto che non faccia uno studio statistico e oggettivo su quello che... Non contesto niente. Più trader ci sono che lavorano con le regole ferree, meglio è, perché più soldi ci sono nel circuito, Ma meglio io è. capire una cosa però, Sergei, ma che differenza c'è? Allora, se io ti porto delle statistiche, no? Ti dico, con il caos dei pivot point tracciati a caso, con un rischio rendimento di 1 a 2, ottengo il 55% di trade profittevoli e ti porto un equity che comunque è a rialzo. Tu invece, Sergei, mi porti un'altra equity che tu magari l'hai avuto da un tuo calcolo algoritmico di qualsiasi altro tipo di approccio al trading e mi porti la stessa statistica. Che differenza c'è tra quello che ti ho portato io e Okay. la statistica che mi porti tu? Ho capito cosa voglio dire. Tipo, tu mi dici, al di là di tutto questo, io prendo una cosa che a occhio mi sembrava giusto, ci faccio un sistema Esatto, io che ti mi. faccio uno studio e tutto, ti porto dati alla mano e ti dico... Su un periodo di 2 anni, questa roba qui ha funzionato, magari ci ho creduto prima e l'ho tradata anche per un anno e ci ho fatto sopra dei soldi. Tu magari, programmatore, ovviamente è una provocazione, Sergei, per parlare, no? Per confrontarci. Tu La mi porti magari un sistema che va a mercato perché magari sfrutta qualche teoria algoritmica o qualsiasi altra cosa che noi non abbiamo ancora scoperto, però magari quelle stesse statistiche... allora, Tu magari non sei in guadagno e il trader discrezionale sì. benissimo. La differenza è uno è che tu con delle regole che sono, diciamo, equiparabili a entrata a casaccio, non mi porti una equity duratura di, cioè, qui sono poche le cose, ragazzi, però sono cose precise. Dov'era la slide? Arriva. Mi sono perso. Sono talmente poche che mi sono perso anche tra la poca roba. Ok, intanto tu non mi porti un periodo di test completo ed esteso su tutta la serie storica a disposizione, perché è molto difficile, ok, plasmare un, diciamo, un Io finto qualcuno esito, l'ho visto un'illusione esito. sull'engulfing, rischio reward 1 a 2, e magari poi ti sfido anche a farlo tu un test, ed era profittevole sul lungo periodo, su una serie storica. Una E serie lì è storica. price action pure, eh?
Sì, perfetto. Solo altri 100 serie storiche non sarà profittevole. Allora, proviamo, io ti faccio, guarda, proviamo a testare il segnale opposto. Su 100 serie storiche sarà profittevole. Una serie storica dove sarà profittevole la troviamo. Ho capito, però Hai nel capito? caos dei mercati, no? Se tu mi tradi il Forex, cioè tu me lo puoi tradare in un modo, io te lo posso tradare in un altro, però comunque avremo tutti una serie di infinite di equity. E Certo, alla fine chi mi perdiamo. dice che il tuo sistema algoritmico è più profittevole in un dato periodo di un engulfing preso così, buttato su un risk reward 1 a 2? Hai capito? Non so se hai capito la provocazione che voglio farti. Sì, lo possiamo verificare. Lo verifichiamo. Va Lo verifichiamo, cioè, è il mio lavoro, lo riverifichiamo, è certo. Ma bene, va bene. Ok, perfetto. Quindi. te lo dico io per cominciare. Vabbè, no, ma io voglio solo confrontarmi. Poi magari nel prossimo webinar mostriamo un equity, lanciamo chi lancia la monetina, chi lancia l'engulfing, chi lancia il sistema algoritmico più Guarda, fra parentesi. evoluto, vediamo. Non so se hai mai seguito la prima serata, che è gratuita, la trovate su YouTube, della prima serata del mio corso Forex base del Forex. Lì sono 4 ore che parlo proprio di questa cosa qui, facciamo proprio delle simulazioni di... Sì, ma io proprio perché ho seguito quel corso lì ti volevo fare questa obiezione qui, perché io, cioè, rispetto il tuo punto di vista e sono d'accordo. Adesso non ripeto le conclusioni di quel corso, cioè, se qualcuno interessa se lo vai a cercare. C'è una risposta a tutto. Va Ok, bene, allora, vabbè, poi magari poi lo riprendiamo questo discorso. perfetto. Dicevamo, corrispondenze, in realtà sono state delle corrispondenze che abbiamo giustamente intravisto, però non erano corrispondenze, diciamo, dei veri pivot point, ma erano dei pivot point finti, tracciati, possiamo dire dei livelli tracciati a casaccio. Ok, che quindi cosa ne possiamo? Quindi in un caso, vedete qui dal codice li avevo aggiunto, tolto dei valori. In un altro caso avevo tracciato il simmetrico, ok, quindi lo specularo dei pivot point, perché se avete capito la regola, il pivot point cosa fa? Traccia una all'apertura della giornata traccia una linea centrale che non è l'apertura della giornata, ma è la pesatura rispetto ai prezzi, okay, della giornata successiva. E quindi questa centrale sarà o sopra o sotto il prezzo di apertura. Io cosa ho fatto? Se apriva sopra, l'ho trasferita sotto e viceversa. Quindi ho fatto il simmetrico, okay? Quindi l'opposto dei pivot point. In teoria non mi dovevo portare corrispondenze, invece funzionano uguali. Quindi da cosa ne possiamo? Possiamo fare una deduzione logica, okay, da dire che qualsiasi livello vado a tracciare comunque viene sentito dal mercato? Ok. Vediamo. Sì. Qualcuno dice, ma questo webinar cosa vuole insegnarci? Ci sono i tuoi, Sergei. Intanto rimaniamo sul pezzo. Se partite a fare gli intelligentoni e non state sul pezzo, intanto quel poco che vorrei insegnare non lo cogliete. Bisogna rimanere un attimo. La domanda è: se l'idea era che i pivot point facevano da supporto e resistenza e il mercato li sentiva, ok? E abbiamo visto che invece il mercato sente anche dei livelli tracciati a caso. Quindi i pivot point con delle modifiche a caso. Possiamo affermare che il mercato sente qualsiasi livello tracciato? O sì o no? Sì, per molti è sì. Eh sì, quindi il mercato può sentire, cioè sente qualsiasi livello tracciato a caso. Benissimo. Cioè, Sì, sì, vedete che. sì. Dipende, sì, per me no, no. Cioè, si divide comunque la platea. Ok, si divide. Quindi se io traccio un livello a caso, il mercato può sentirlo oppure non può sentirlo. C'è chi dice che può sentirlo e c'è chi dice che può sentirlo. Ragionateci, ragionateci.
Per me la risposta è banale, è ovvia. Ok? È ovvio che tracciando un livello a caso, l'euro-dollaro se ne frega del mio livello tracciato a caso. Ok? Se ne, cioè, non lo sente. Ok? Che il mercato nel futuro invece ci rimbalzi, è possibile. Aspetta, no, Sergei, qualcuno dice dipende se il livello è psicologico. È vero che faccio riferimento anche a, cioè, contesti anche il discorso che magari su euro-dollaro Se non è 1,20 1,20 è più sentito di 1,19, che ne so, 1,19 allora, diciamo, 74. chiamiamo le cose allora con il loro nome, non a livello psicologico, ma a livello a cifra tonda. Ok, sì, che però, Ok. sì, nel caso l'utente voleva. Avete mai visto un qualsiasi cambio del Forex che sente un livello tondo? Io sì, su euro-dollaro lo vedo spesso, ma evidentemente sono anch'io vittima di illusioni ottiche. Ok. Ma ve lo dico, dopo ci torniamo. Questa è una bella variazione sul tema. Dopo ve lo faccio vedere una cosa. Va bene. Vabbè, livelli psicologici, però intanto la risposta alla domanda, un livello tracciato a caso, il mercato lo sentirà sì o no? C'è qualcuno che dice sì, c'è qualcosa che dice no. Allora, la cosa è molto semplice. Ok. Il mercato inverte per dei motivi su dei prezzi. Comunque, se io traccio una serie di linee intorno al prezzo di partenza, ok, qualche volta quella linea, per puro caso, corrisponderà a questo, diciamo, livello di swing, a questo movimento, altre volte non corrisponderà, molto semplicemente. Quindi i pivot point non hanno alcun potere predittivo, alcuno, ok? Semplicemente perché, come dimostrazione, abbiamo visto che sia i pivot point producono, diciamo, delle corrispondenze in cui il mercato ci rimbalza, li testa o come preferite, sia dei livelli tracciati dal caso hanno la stessa caratteristica, quindi il problema decade, cioè non servono a niente. Ok, quindi qualsiasi livello trova corrispondenza e trattasi solamente di illusione ottica. Questa, diciamo, è la risposta razionale alla domanda di prima. Ok, nessuna corrispondenza, nessuno, diciamo, rapporto di causa effetto tra i livelli che io traccio con una formula o con un altro sul mercato e il movimento futuro del mercato stesso. Se pensate all'incontrario, cambiate mestiere, cioè siete talmente dentro la tana del bianconiglio che non è il caso, è una baglia, siete stati giocati dal caso. Allora, manca una I, giocati dal caso. Leggetevi questo libro, anzi, cioè, Nassim Nicholas Taleb, Giocati dal caso. Leggetelo 2 o 3 volte perché è da capire e vedrete che magari, se rivedete questo Dopo questa lettura, se rivedete questo webinar, le cose saranno molto più chiare. Alle mie domandine provocatorie avrete già la risposta in partenza. D'accordo. Altro punto fondamentale, qui a qualcuno magari non è bastato l'approccio casualistico, va bene. L'orario di apertura della giornata, quindi il punto di partenza per tracciare i pivot, cambia da broker a broker a seconda dei time zone. Ok? Noi abbiamo adesso visto i pivot point tracciati su un broker con il time zone GMT più 1, orario italiano. I nostri colleghi a New York con il broker con l'orario newyorkese vedranno i pivot calcolati in tutta l'altra maniera. Quali sono quelli giusti? Quali sono quelli sbagliati? Domanda. Cioè, se dopo questa serie di informazioni qui siete ancora che lì che date peso ai pivot point, secondo me
No, c'è qualcosa che non va Ci proprio sono alle una miriade di domande, Sergei. Non so. altre basi. Non le voglio le domande. Alla fine, facciamo finire che qui già Sì, siamo oltre. Sì, siamo ok. oltre i 15 minuti che volevo fare. Però sappi che hai creato in chat hai creato un'arena, in Lo so, lo so. pratica. Va benissimo. Peccato che non ce l'ho io sulla chat, se no sapevo cosa rispondergli. Perché dopo te magari le riporti in maniera No, filtrata. io te le. No, no, non te le filtro, no, no. Va Qualcuno ti bene, va bene. dice, io ti smondo la tua teoria. No, Alla fine. va bene. Ok. Allora, creiamo un indicatore pivot che può essere utile, che abbia un senso. Possiamo anche farlo, lo facciamo in diretta. Allora, prendiamo un indicatore qualsiasi. Ti posso leggere una domanda Allora, che per me è molto interessante? va bene. È di Mirko. Allora, se Speriamo. tutto riconduce alla casualità degli eventi, su cosa bisogna focalizzarci per avere effettivamente delle indicazioni di base sulle quali far partire i nostri trade? No, non ho detto questo. Non ho detto questo. Non ho detto che è tutto focalizzato sulla casualità. Non ho detto questo. Ho detto che i pivot point hanno lo stesso valore che i livelli tracciati a caso. Non siamo lì a estendere dei discorsi proprio specialistici, ok, Ok, riguardanti quindi alle per te i cose più. mercati non sono casuali, giusto? Ho mai detto questo? No, 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 è infatti una domanda, non è No, un'affermazione, è una domanda per poi rispondere anche a Mirko. no, non ho mai detto questo. Se ritenessi che i mercati fossero casuali e imprevedibili, ti dirò ancora di più, non farei il trader, farei un altro mestiere. Ok, questo mi rincuora perché molti in chat dicono: Ok, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare tutto, non fare più training se tutto è casuale. Ok, Allora, sappiate che non è questi tutto qui. casuale per sé, quindi già. No, proprio non era, cioè, non era come dire oggetto Ok. di discussione, ok? Cioè, no, dopo, capita spesso che dopo le cose si estendono. No, cioè, ho No, perché tu detto. ovviamente, Sergei, nel senso comunque io ho capito il tuo messaggio, però ovviamente hai parlato della media mobile, non funziona, quindi poi ci hai fatto vedere l'analisi volumetrica, non funziona, ok, pivot point, casuali, run number, casuali, ok, che ci rimane, quindi Non... sul... Ah, ci rimane poca roba, ragazzi. E che volete che ci sia tanta roba che ci aiuti a prevedere l'andamento dei mercati? Ma stiamo scherzando? Ma credete che veramente ci possa essere tanta roba che ci faccia guadagnare dei Comunque, soldi Sergei, sui per me mercati? il mio punto di vista, io sono d'accordo con te che bisogna fare comunque un lavoro di ricerca, di studio statistico oggettivo, però secondo me se un trader comunque si crea delle regole e le segue in maniera ferrea, per me qualcosa dal mercato riesce sempre comunque ad estrapolarlo, No, che magari non diventa ricco, però secondo me è un mio parere da trader, che comunque l'ho fatto anch'io da 10 anni questo lavoro. Le regole è quello che poi vedo anche con i clienti, magari di Tikmill, quando parlo con dei clienti. Il loro problema, anche se tu poi non sei d'accordo, molte volte anche a livello psicologico, non puoi non negarlo, perché comunque siamo umani, non è che siamo macchine. E quindi magari anche quando sappiamo che stiamo andando contro il mercato, che ci facciamo male, non mettiamo lo stop loss e aspettiamo sempre che il prezzo ci ritorni a nostro favore. Questa è una cosa che non puoi non tener conto, proprio perché comunque anche i mercati sono fatti di psicologia e chi muove i mercati magari può usare anche tutti i sistemi automatici del mondo, ma comunque le aziende e tutto, e anche gli hedge fund hanno delle trimestrali, hanno dei conti, dei bilanci di cui tener conto, e quindi dietro quelle macchine ci sono degli ingegneri, ci sono comunque dei programmatori, ci sono delle persone che ragionano, quindi come non possiamo non tener conto della psicologia? E quindi?
quindi se si creano delle regole, come secondo me poi ti invito Certo. a magari a mostrarlo, se io voglio seguire l'engulfing, per dirti, adesso prendo un esempio a caso e Ok, dico, allora. devo seguire rischio rendimento 1 a 2 e devo fare questa cosa come una scimmia, non devo assolutamente farmi prendere dalle emozioni di chiudere la posizione quando magari la vedo appena verde in guadagno e chiudo la posizione. Se seguo delle regole e le seguo in maniera ferrea, sicuramente non vado a bruciarmi il conto. Seguo una regola, guadagna. Quindi la tua equazione è questa. No, non ho detto questo. Come tu non hai detto che non sono casuali i mercati, io sto solo dicendo che se io mi faccio, io allora, io trader, ho un'esperienza di anni, mi faccio uno studio statistico, vengo da te Sergei e ti dico, guarda, io ho visto che l'engulfing, se lo faccio rischio reward 2, 1 a 2, e ho analizzato una serie storica di 10 anni, l'ho fatto su tutte le major e guadagno sempre. Da domani seguo l'engulfing con risk reward 1 a 2. Lo seguo Perché anch'io. non dovrei guadagnare? Lo vengo a Ok, seguire. quindi. Ma non Ma c'è. scusa, Perché ma tu quando. Ma scusa, se tu programmi, segui delle regole, scrivi delle regole oppure no? O programmi il caos? Quindi, che differenza c'è? Non c'è differenza sostanzialmente tra quello che ho fatto io in maniera magari diciamo un po' più spartana, perché mi sono andato a vedere i grafici, magari non ho programmato, magari non ho fatto un Monte Carlo, queste cose qui, ma ti ho dimostrato che comunque ti ho portato comunque dei dati statistici, perché quello studio lì ha meno valore magari di Ma un. chi l'ha detto? Passamelo che ci faccio un sistema, lo uso anch'io. Di cosa stiamo parlando? No, Va bene, quello. ok, dai, andiamo avanti perché sennò io con questo io ci parlerei 3 ore su queste cose perché sono molto affascinanti e comunque ti Quello grazie. che non deve assolutamente passare è che ho la disciplina, quindi guadagno. Seguo una regola che ho io, quindi guadagno. Ho la psicologia giusta e io guadagno. Invece sì, Sergio, secondo me sì. Cioè conta perché la maggior parte dei trader, anche se lo dice, anche se magari lo afferma di essere trend following, poi quando appena vede verde chiude quel benedetto trade, non segue il trend, magari applica quello che io vedo, lo vedo tutti i giorni. E chi l'ha detto che fa male? Magari trasgredendo la Ma regola. scusa, ok, ma se tu ti dichiari trend following e appena vedi che guadagna 1 o 2 pip, chiudi che trend following è quello? Non lo so, Se invece non poi incassi le perdite 3-4 volte a quel trade. ho capito. Questi sono problemi terreni che non mi riguardano. Io Ho sono capito, però purtroppo noi altri siamo umani, quindi ci confrontiamo ogni giorno con questo tipo di problematiche. dall'Olimpo del Beato sistemico, te. Beato te. sono problemi che mi riguardano, ecco, nel senso, sto scherzando ovviamente. Sì, No, quello che lo voglio so, dire, lo so. allora, seguo una regola e la regola non mi dà un vantaggio sul mercato, io non posso guadagnare. Punto. Se io seguo una regola che mi fa guadagnare sul mercato per qualche motivo, perché c'è un edge, c'è un vantaggio, c'è una previsione, c'è un'informazione insider, c'è una ricorrenza statistica che si ripete in continuazione, allora io seguo la regola e guadagno, forse. Cioè, è la regola che fa la differenza. Il seguire con disciplina o con la psicologia o con l'ispirazione artistica o con la bravura conquistata per diritto di nascita come un trono, il trono di un nobile o di un governante, no, è secondaria, cioè nel senso che è diciamo, un fattore che sì, ci deve essere, punto, ma non è lavorando lì che faccio la differenza, è proprio la regola che fa la differenza. Perché se tu mi dici io ho una regola che non riesco a seguire, però quella regola mi fa guadagnare dei soldi sul mercato, io dico dammela, ci penso io a seguirla.
Cioè, non ti preoccupare, penso io a seguire la Cioè, quindi disciplina. tu Dai mi stai una dicendo regolamentata. che se, finché non trovi un edge non puoi guadagnare sul mercato? È certo che no. Ok, Se no, vorrebbero tutti. qualcuno però sull'engulfing, ad esempio Claudio mi dà ragione sull'engulfing, lui lo ha testato. Io non So. trado con l'engulfing, mi è venuto in mente quell'esempio lì perché so che è molto usato come pattern di price action. Allora, tu questo webinar sei da richiamo in off topic, perché mi hai fatto durare un'ora una cosa che dovevo veramente durare 20 minuti Ho e capito, lasciare però al. sono argomenti troppo importanti. Io non, cioè, sono troppo importanti gli argomenti che hai trattato, e quindi quello che affermi è sicuramente molto, molto, anche molto pesante, no? Quindi devi avere anche un po' di contraddittorio, perché altrimenti poi si passa l'idea che è Io soltanto un tuo. però il contraddittorio vorrei averlo qua, perché i livelli fatti a casaccio funzionano esattamente come i livelli fatti con pivot point. Perché nel caos ti sei trovato delle regole. E magari lì quelle regole hanno funzionato in quel determinato momento. Io magari lì riesco a farci dei soldi. Cioè, alla fine io il trading lo vedo in maniera molto machiavellica. Cioè, il fine giustifica i mezzi. Se tu mi guadagni anche con il lancio della monetina, per me va bene. Perché devo obiettarlo? Cioè, alla fine lo scopo del trading non è avere il sistema migliore e dire io ho trovato un vantaggio statistico, un edge, quindi ho il sistema più bello del mondo. Poi magari arriva, non so, il periodo di drawdown e perdi, magari chi faceva trading con il lancio della monetina si è Giuseppe, depluso. va bene, allora, guarda, facciamo così, va bene, si guadagna anche con la monetina, diciamolo pure, perché queste sono le cose che la gente vuole sentirsi dire. No, non ho detto questo, ho detto che se Di tu ti crei guadagno delle regole, anche nel caos, ho detto monetina anche nel questo. Vabbè. caos. Basta crearsi delle regole, giusto? Ferre da seguire. E Però aggiungerei sono con. sollevato perché molti in chat mi danno Certo, infatti in chat sono perdono d'accordo. tutti, 95-600 per. Cioè, non è così, Sergei, non è così, ma non è così. Non deve passare l'idea che Ti faccio no, anche l'aggiunta con l'aggiunta. Adriano non mi dà ragione, ma ovviamente No, no, psicologia. psicologia non va bene. No, perché ho questa parte dello schermo che non lo vedo. Sì. Logica. Ok, promosso? Mi promuovi? Si guadagna anche con la monetina, anche nel caos. Basta crearsi delle regole ferree con la giusta psicologia. Non è così sbagliato. Per va me non bene. è così sbagliato. Va bene. Cioè, quello che dico io, non c'è differenza tra un sistema super figo che magari mi hai creato tu perché hai il tuo machine learning, quello che vuoi tu. Però magari alla fine non guadagni lo stesso. Non c'è alcuna differenza, cioè sono statistiche. Allora, È quello questa è che un'altra voglio dire. cosa che Non so come. spesso ogni uno perde i propri soldi come gli pare. Siamo d'accordo? Eh sì. Come ognuno spende i soldi come vuole, assolutamente, i propri soldi uno li spende come meglio crede. Ok, però mi dicono di farti andare avanti, però, scusa, ok, vai. Allora, niente, riassumendo, pivot point ogni tanto vengono sentiti dal mercato esattamente come vengono, fra virgolette, sentiti i livelli tracciati a casaccio. Ok, io da persona, diciamo, razionale, faccio, poi sarò strano io, faccio la mia conclusione che né in nessuno dei due casi il mercato sente, fra virgolette, i livelli. Semplicemente per puro caso si osservano queste corrispondenze. Lo dimostra l'esperimento che abbiamo fatto,
dimostra il fatto che comunque i pivot point, anche se avessero una certa qualche valenza scientifica, solo per il fatto che cambiando l'orario di apertura della giornata essi cambiano, quindi già, ok, vengono sballati, vengono tracciati pivot point diversi, ognuno si guarda i pivot point diversi, quindi ognuno vede tutta un'altra cosa. Okay. Leggetevelo questo libro, non è a caso, cioè, vi ho messo poche cose in questo webinar. Ok, leggetevelo, Nicholas Taleb, premio Nobel di economia, dice esattamente le stesse cose che dico io. Okay. Non che mi voglia in qualche modo paragonare, per carità, questo è un gigante, io sono uno che ci prova un po' dandoci a spannella, confronta, per carità, però leggetevelo, vedrete che troverete risposte a molti di questi dubbi. D'accordo? Allora, tornando a noi, allora, i pivot point, vi ricordate la regola, come vengono calcolati? In pratica, i pivot point semplicemente derivano dalla estensione, ok, della barra precedente, perché vengono calcolati tenendo conto del massimo, del minimo e della chiusura della barra precedente, d'accordo? Possono essere utili in qualche modo? Beh, diciamo che possono essere utili. Diciamo che a partire dal prezzo di apertura di una giornata, ci possono, diciamo, fornire una qualche mappa per renderci conto di quanta, fra virgolette, strada ha fatto il mercato appunto a partire dall'apertura. Ci sta? Ok. Quindi, se le vogliamo dare questo semplice significato, il mercato, cioè, come indicatore potrebbe anche avere un senso, perché noi possiamo dire, ah, ma va bene, oggi qui il mercato oggi ha toccato la resistenza 1, il supporto 1, e diciamo, e si trova in soglia, supporto 2, che comunque ha fatto un discreto range. Un'altra giornata magari, vedete, è rimasto nei paraggi del pivot centrale, quindi la giornata è stata molto stretta. Quindi, come diciamo, indicatore di, come dire, di quanta volatilità, di quanto mercato, okay, la mia giornata ha percorso fino adesso, potrebbe darci delle informazioni interessanti, tant'è che dopo veramente si può a un certo punto anche abbozzare, diciamo, uno studio appunto statistico per capire che la volta che il mercato ci torca il terzo supporto o la terza resistenza, magari veramente potrebbe tendere a fare una qualche inversione. La mia perplessità qual è? È questa qui. Tendenzialmente, dopo una giornata o comunque dopo un periodo di contrazione, allora, ok, dopo le giornate o comunque periodi di contrazione, noi cosa avremmo? Tendenzialmente il mercato tende a esplodere, perché possiamo osservare una certa ciclicità appunto diciamo, nella variazione della volatilità, ok? Però, essendo il pivot point, seguitemi, calcolato sull'estensione della giornata precedente, ci ritroveremo che dopo una giornata, diciamo, stretta, i pivot point saranno disegnati stretti. È la nostra giornata, che magari è più successiva, è più estesa o comunque tipica, li forerà tutti. Al contrario, dopo una giornata particolarmente estesa, particolarmente volatile, come possa essere questa, i nostri pivot point verranno disegnati particolarmente larghi, perché faranno riferimento appunto all'estensione della giornata precedente, che è stata più larga della media. E
Solitamente dopo giornate particolarmente estese potremmo ritrovarci a un periodo di, diciamo, di riflessione del mercato, di ritracciamento. Ok, e quindi il prezzo diciamo, verrà, non sentirà, non sarà abbastanza esteso da toccare neanche i primi punti pivot. È giusto questo ragionamento? Poi ve la butto lì, se c'è qualche sistemista in chat che vuole portarsi a casa qualcosa di interessante, vi assicuro che uno dei filtri più usati, ma anche di sistemisti da sistemisti molto più bravi di me, è appunto nel caso di sistemi di breakout, entrare a breakout dopo le giornate più compresse e viceversa cercare inversioni dopo le giornate più estese. Ok? Il che è proprio. Che sono cose, adesso non ho i test sotto mano, che comunque sono cose verificabili, che però appunto vanno a scontrarsi, a diciamo rendersi antagoniste, praticamente affermano il contrario, diciamo, della formula del calcolo del pivot point, che dopo una giornata estesa ti disegnerà dei livelli larghi e dopo una giornata più stretta ti disegnerà dei livelli molto stretti, che non sono livelli, diciamo, tipici di quel mercato. Siamo d'accordo? Perché praticamente ci proietterà sulla giornata successiva gli eccessi di volatilità o ricessi di mancanza di volatilità della giornata precedente. Ci sei, Giuseppe? Sono stato chiaro? Sì, Perfetto. assolutamente Quindi, d'accordo. cancellando tutte queste sciocchezze qui, cosa possiamo fare? Un buon indicatore di livelli, che cosa potrebbe fare? Potrebbe tener conto della volatilità o comunque dell'estensione media. Ok, anziché della singola giornata precedente. Ecco, a me dei pivot point, un indicatore di pivot point del genere mi potrebbe interessare, cioè mi potrebbe piacermi di più, d'accordo? Lo creiamo, ok, sulla base di questo indicatore lo facciamo in diretta in 5 minuti. L'ho già preparato. Copiato il codice dell'indicatore, questo qui che abbiamo utilizzato. Questo qui è il codice, vedete, isolato. Aumentiamo così vediamo meglio. Isolato della formula dei pivot point. Ok. Quindi pivot point centrale. Come pivot point centrale, che cosa utilizziamo? L'apertura non più il pesato medio della giornata scorsa, ma possiamo utilizzare l'apertura della giornata di oggi, time frame giornaliero, cioè l'apertura della giornata di oggi, sì, giornata, quindi time, facciamo riferimento ai time frame daily. E poi shift, vabbè, questo qui è un indicatore. Oh, la mia qui CHFT, FT, una variabile precedentemente dichiarata. Ok. Poi che cosa facciamo? R1, come lo facciamo? Creiamo un'altra variabile di tipo double, diciamo così, chiamiamo per esempio dist, e invece di fare riferimento a tutti quei calcoli strani facciamo semplicemente, utilizziamo un ATR symbol periodo giornaliero, quindi ATR giornaliero, di quanti periodi? Boh, possiamo fare 20, 50, giusto per fare una media.
Questa è la nostra variabile. Che cosa ho fatto? Questo è il nostro grafico daily. Io vado a richiamare un ATR. Che cos'è un ATR? ATR calcola, diciamo, il range medio, fa il settato a 20 periodi, di un range giornaliero. Vedete, questo qui è il grafico daily, l'ATR 20, vedete, avrà il valore. Adesso quanto vale? Vediamo, facciamo così, richiamiamo il navigatore dove ci sono il data window, dove ci sono i valori del nostro indicatore. Attualmente su euro-dollaro l'ATR daily è di 80 punti, quindi il range medio è di circa 80 punti. Quindi noi cosa facciamo per creare i nostri livelli? Scegliamo una distanza dell'ATR medio, quindi del range medio, quindi non più della singola giornata di ieri, ma di diciamo, media dei range giornalieri. Mi seguite? Per il primo livello, cosa possiamo fare? Moltiplicarlo per 0,2. Ok, quindi usarne una frazione. E quindi i nostri livelli come sarà, cosa saranno? Apertura, che è il nostro pivot centrale, più dist per la resistenza, per il supporto, pp meno dist. Ok, che è il numero di pip del nostro ATR, ok, moltiplicato per 0,2. Hai Poi, scritto dist. Devi. Esatto. ok, ti ringrazio. Vabbè, dopo il compilatore Ti avrebbe segnalato. me l'avrebbe segnalato. Però Giuseppe ha fatto il corso di programmazione con me, ormai ha un Esatto. ottimo. Okay. Esatto, bravo. Quindi cosa facciamo? La resistenza 2 la moltiplichiamo per 2 e poi la distanza 3, quindi la resistenza 3 con la più lontana la moltiplichiamo per 3. Ovviamente questo qui dopo lo possiamo anche creare sotto forma di variabile esterna, di regolarcelo come ci pare. Okay. Quindi qui cosa facciamo? Tac, tac. Allora. Per 2, per 3. Ok. Controlliamo se più o meno abbiamo scritto delle cose sensate, sembrerebbe di sì. Proviamo a tracciare il nostro indicatore, torniamo a un time frame. Io ho provato qui a fare close. Ok. Ok, questo è l'indicatore di pivot point che propongo io. Dopo, ovviamente, cosa possiamo fare? Qui avevo già creato una variabile esterna. Aspetta. Che era, neanche me la ricordo più. Div, poi andiamo a compilare. Ok, lo vogliamo fare un po' più largo? Perché qui vedete, regolato in questo modo, diciamo che abbiamo i pivot più esterni. Ok, che corrispondono a un po' meno dell'ATR medio, quindi magari lo allarghiamo e li portiamo circa all'ATR medio. Indicator list, pivot point edit, moltiplichiamo per 0,3, anzi, sì, 0,1, allarghiamo.
No, ce li abbiamo stretti. Ok. Mi piace? Così i livelli, invece di passare da essere molto stretti, molto larghi, ok, seguendo la variazione, diciamo, casuale di volatilità tra una giornata e l'altra, seguono, diciamo, una logica più di media. Ok, quindi non vengono più calcolati su range della giornata precedente, ma sulla media dei range del nostro mercato. Trovo più indicativi, ok, senza andare lì a cercare dei rimbalzi che tanto non servono a niente, cioè, anche qui troviamo, vedete, che il mercato li segue. Vedete? Spero che abbiate capito dove volevo arrivare. Vedete, anche qui ho creato i miei indicatori, vedete il mercato come li sente. Guardate questa corrispondenza, va. Oh, che meraviglia. Ok? Li sente per puro caso, ragazzi. Queste sono corrispondenze che vedete qui l'ha sentito il mio livello, cioè l'abbiamo fatto insieme con delle logiche completamente diverse, con diciamo degli obiettivi diversi, perché ogni indicatore che utilizziamo, cioè, deve essere, vedete che corrispondenza. Cioè, abbiamo creato una cosa che volevo che riproducesse l'estensione del range medio del nostro mercato. Ok, ed è quello che fa il nostro indicatore, lo possiamo utilizzare per questo motivo. Eppure ci ritroviamo che il mercato lo segue al tipo. Come mai? Per puro caso. Lo so, è difficile la mia formazione, ragazzi, non è per tutti, lo so, non è per tutti. Basta così, vi ho torturati abbastanza. Oddio. Ho un po' di domande. Allora, credo che Sergei voglia dire che il mercato è talmente erratico che segue tutto. Sei stato chiarissimo, ma come tracci pivot point giornalieri su time frame 5 minuti, ma quando li tocca? Non ho capito, Paolo. Vediamo se riesco. Claudio, una delle citazioni che preferisco di Taleb è "le cose, things always become obvious after the fact". Le cose appaiono ovvie dopo i fatti, dopo che si sono mostrati, in sostanza, questo che la citazione di Claudio. Sì, No, non ho quindi Sergei, anche capito questo. qual è la No, domanda. sto cercando, perché sto cercando di trovare un po' le domande, perché ci sono tipo una cinquantina di messaggi, non è facile districarsi. No, troppe. No, in realtà dicono, quindi anche questo indicatore è un'illusione. No, allora, è un'illusione quello che stiamo vedendo qui. Che i mercati Ragazzi, molti aspettano Sergei, perché molti pensano, quindi che do dove dobbiamo entrare? Buy, sell, quindi qual è la strategia, ci chiedono. vabbè, ma mi pare che vi do una strategia che funziona non vedo. Esatto, quello che. Cioè, tutta una serata per dirvi che non è così semplice. C'è stato, esatto, Non è c'è così stata semplice. tutta una discussione, ok, quindi poi ognuno trae ovviamente sempre le sue conclusioni, quindi. Una cosa che dovrebbe far ragionare, pensare, okay? Ragionare, pensare, approfondire, vedete? Cioè, per puro caso, cioè, questo è un mercato scelto a caso. Abbiamo fatto, scritto dei valori qua del moltiplicatore modificando la formula a caso, in diretta, con un obiettivo dell'indicatore diverso. Non so se si è capito, semplicemente voglio con queste righe racchiudere, diciamo, le frazioni del range precedente. Qui cosa ho tracciato? Ho tracciato il range precedente, che è più o meno dai due, cioè il range medio di questo strumento giornaliero, okay, quindi dal supporto Sergei, domanda superiore. secca, ma Un mi secondo, chiedono, faccio si finire, può fammi creare? finire. Ok.
Quindi, cosa ho fatto? Questo che Allora. cos'è? Semplicemente all'incirca il range medio di questo strumento, e noi qui vediamo dall'apertura della giornata lo sviluppo del nostro mercato, quanto è stato esteso nel mercato rispetto al range, okay, medio. Okay, quindi qua sappiamo che siamo a diciamo, un terzo del range medio, qui siamo un terzo al di sopra dell'apertura e così via. Quindi dopo l'utilità, se uno vuole ragionare entro a inizio giornata, voglio mettermi dei target, magari posso utilizzare una frazione della volatilità dell'estensione media della giornata del mio strumento finanziario. Okay, ovviamente più siamo vicini all'apertura, più è probabile a livello probabilistico che il prezzo ci arriva. Okay, più siamo lontani, più è probabile, meno probabile che il prezzo ci arriva e magari più probabile che a quei livelli lì ci sia un qualche ritracciamento. Però qui stiamo già andando a fare delle ipotesi che andrebbero verificate, come abbiamo fatto, vedete, qui abbiamo fatto semplice, avevamo creato il nostro indicatore molto bello da vedere, solo che dopo la nostra idea abbiamo dovuto verificarla, ok? Quindi anche qui sto facendo le ipotesi, ovvero quando il prezzo arriva agli ultimi livelli, magari rimbalza, magari sì. Anche lì andrebbe verificata se c'è una corrispondenza con queste regole semplici che vi ho dato. Ok, bisogna fare un test esteso su tutta la serie storica a disposizione. Se questo test confermerà la mia ipotesi, posso crearci appunto delle regole di trading dopo da seguire con un qualche vantaggio statistico. Ok, È un vai po' Giuseppe. risposto alla domanda. No, è un po', hai risposto un po' alla domanda che facevano se si potesse poi creare un sistema a griglia sfruttando la volatilità, e quindi l'hai spiegato qua. Questa può essere una base di lavoro. Ecco, quello che contesto. Allora, abbiamo detto questi retest, vedi che cioè, sono avvenuti per caso. Okay? Se qui cambio valore a questo indicatore, troverò comunque delle corrispondenze perché il mercato fa zigzag, va Sì, su e no, giù. molto chiaro, chiaro. Okay? Avete capito adesso cosa volevo dire? Perché all'inizio suscito, vedete che è un percorso, vedete che vi ci porto per la manina. Sì, però Sergei mi chiedono che vogliono comunque l'indicatore, anche il megalo trend, quindi poi dovrai inviarli a. In realtà volevo aggiungere anche un'altra cosa, un super trend un po' particolare, però vabbè, magari faccio un webinar per conto mio, dopo magari vi mando l'invito. Vabbè, noi ne abbiamo un altro di webinar in programma il mese prossimo e chi si è iscritto a questo parteciperà in automatico a quello successivo, quindi poi magari vediamo di quale argomento parlare. E quindi poi. Gli porterò un sistema completo che avrete, che lavora su moltissimi mercati con un'unica regola di ingresso. Sarà un po' una sorpresa perché sarà una cosa talmente facile, talmente banale che pochi ci pensano, però non accenno niente. Ci sarà un trading system molto semplice, molto banale. Ci sono altre domande? Sì, una miriade, però chiudiamo qui perché siamo quasi a 2 ore di webinar. Poi chi non ha ricevuto risposta, magari io poi girerò comunque tutte le domande a Sergei, poi deciderà lui quale rispondere in base un po' alla pertinenza dell'argomento trattato. Quindi per. La GoToWebinar ti dovrebbe dare proprio l'elenco di tutte le domande Sì, dei partecipanti. esatto, poi te le giro. Ok. Esatto, e poi gli indicatori li gira Sergei, quindi non chiedetelo poi a me l'indicatore perché io ovviamente mi occupo solo del broker Tikmill, gli indicatori li ha fatti Sergei, quindi io poi gli girerò la lista degli iscritti e girerà lui poi l'indicatore a tutti, quindi sia Quindi, l'indicatore che abbiamo visto all'inizio che questo. volendo un attimo concludere, cosa possiamo dire? Indicatori come qualsiasi altro strumento che ci viene proposto, che pensiamo di utilizzare, bisogna conoscerlo a fondo, bisogna conoscere a fondo gli strumenti, come abbiamo visto qui nel caso dei volumi, che semplicemente non esistono, conoscere a fondo lo strumento finanziario e se
E non fermarci all'impatto visuale, come abbiamo visto, che più che altro porta appunto a, diciamo, a questi errori percettivi che ci fanno credere, ah, va bene, seguendo questa cosa qui guadagniamo, dopo invece andiamo a vedere, non è vero niente, ecco. Attenzione, sempre nell'ambito, diciamo, delle illusioni del colpo d'occhio, lasciamo perdere queste cose. Perché, come abbiamo visto, semplicemente andandoci a studiare la formula dell'indicatore, che non si capisce perché dovrebbe il mercato rispettarla, considerando anche il fatto che cambierà da mercato a mercato, da broker a broker, e giocando un pochino con il senso, con i valori dell'indicatore, possiamo, diciamo, trarre delle conclusioni sul, appunto, non su quello mercato casuale, non casuale, lì ci sono altre prove da fare, altri studi da fare. Però, diciamo, Aspetto non... che mi porti l'engulfing, Sergei, l'engulfing con rischio e reward 1 a 2. Sì, Vuoi più vabbè, test? mandami le regole, te l'automatizzo Ok. la prossima volta la possiamo. E consiglio questo libro come proprio prima lettura, diciamo, del trader. Ok, quindi non libri sull'analisi Perfetto. tecnica, indicatori, ma giocati del caso di Nicola Stahl. Perfetto, ottimo libro, l'ho letto anch'io, quindi consiglio anch'io di leggerlo. Grazie a tutti, davvero, per... Come, Sergei? Rileggilo, perché ho visto che No, l'ho già. no, ma non mi hai convinto al 100%, no. Io rimango sulle mie idee, ovviamente tu sulle tue, ci mancherebbe. Quindi, adesso... Ognuno può dire Ottimo, ottimo. fare. Spende i soldi come preferisce, perfetto. Va bene, allora grazie a tutti per aver seguito questo webinar per quasi 2 ore, oltre 150 persone, quindi grazie e come sempre alla prossima e buon training a tutti. Ok, ciao a tutti.